direttamente dalle steppe fredde della Siberia, ecco a voi direttamente da Mosca il più grande burattinaio del mondo, signore e signori, Mangiafuoco! Avete visto di tutto! Acrobati che camminano su filo sospeso in aria, circensi che ingoiano spade di ferro con loro bocca! Ma ancora non avete visto il grandissimo spettacolo di burattini che io ho creato con mie meravigliosissime mani, i burattini di Mangiafuoco. Ed ora, se siete pronti, io sono qui a raccontare a voi buffa e divertentissima storia di Arlecchino e Pulcinella. Avete aperto i vostri occhi? Sì! Avete aperto le vostre orecchie? Sì! E allora, se avete aperto i vostri occhi e le vostre orecchie, potete vedere che qui non c'è nessuno. E spettacolo non si può fare! Signor Mangiafuoco, abbiamo quel ragazzo là da terra! Sì! Io lo sprecarmi a grande arte per uno solo ragazzino vestito come mia tenda di casa. Facciamo bene. E poi mi andate fuori dai piedi. No. Mio bellissimo spettacolo rovinato da assenza di pubblico. Oh, grande madre Russia, cosa dovevano vedere i miei stanchi occhi? Teatro senza pubblico e vaso di fiori senza fiori e suola di scarpa senza scarpa e come orologio con lancette ferme che non fanno più tic-tac. Ma ora è molto meglio che io riempia mio stomaco con comparatico di ceri. Ma signor Mangiafuoco, scusi se mi interrompo, ma ci sarei io a vedere il vostro spettacolo? Vuoi farmi ridere? Non sei divertente. Io non faccio mio spettacolo per uno solo stupido ragazzino. Oh, vi sbagliate sul mio conto. Sono stupido, ma non sono un ragazzino. Ma certo, se tu non sei ragazzino, io sono ballerina di cagno. Ma no, ma non lo vedete che sono un burattino di legno? Burattino? Sì. E dove è il tuo burattinaio? Oh, ma io mica c'ho bisogno del burattinaio. Io mi muovo da solo, sono senza fili. Un burattino wifi! Oh, ma bravo! Sì, mi intendo che lo so! Oh, grande madre Mosca! Tu potresti diventare mia nuova attrazione di teatro! Ma immagini quanto pagherebbe pubblico per vedere Pinocchio, il burattino cellulare! Dall'estremo oriente fino al nuovo mondo, un grande spettacolo di Pinocchio, piazze si riempiranno di nuovo all'arrivo di grande carrozzone di Mangiafuoco. Vedrai, saremo ricoperti di oro, mangeremo rognone tutte le sere con due damigiane di vino. E ci sarà anche la mortadella? Ma certo, ti potrai mangiare tutta la mortata che vuoi. Ma che bello, ma che bello, ma che bello. E tutto grazie al tuo grande, meraviglioso talento di teatro. Sì, no, il fatto è, signor Mangiafuoco, che a dirlo è vero, io non ho nessun talento teatrale. Anzi, oggi dovevo andare a scuola. Vuoi farmi ridere di nuovo? Non sei divertente. Tu non dovrai fare niente. Assolutamente niente. Ti metterai qui. E il resto lo faranno grande Mangiafuoco e magia di teatro. Signore e signori, ecco qui a voi, per la prima volta sul palcoscenico, grande attrazione di teatro. Non è orso ballerino, né cane canterino, non è uomo, né ragazzino, è uno prodigioso burattino. Ecco a voi, la meraviglia delle meraviglie, Pinocchio, l'unico esemplare al mondo di burattino senza fili. Lui salta, lui balla, lui canta, lui mangia, ma non ha fili. Se potete credere ai vostri occhi, allora guardate questo prodigio vivente. Uno stupido, insignificante pezzo di legno come gamba di tavolo, che salta e balla. Se potete credere, questo è un grande prodigio che ha attraversato tutto globo terrestre. Ha
In Francia lo chiamano Pinocchio, in Inghilterra lo chiamano Pinocchio e in Cile Pinochet, ma è sempre lui.